Caratteristica tecnica, dicevo, nostra, che la rende utile sulla difesa personale è quella del non rispondere al principio del para, blocca e colpisci come fanno tante altre arti marziali. La nostra disciplina si basa su dei principi di biomeccanica fondamentalmente, molto radicati, molto da studiare molto approfonditamente, che fanno sì che dal punto in cui mi trovo, dalla posizione in cui mi trovo, io posso continuare a proseguire l'azione di difesa senza interromperla finché l'aggressore continua ad essere un pericolo. Quindi, adesso la cosa migliore è farlo vedere. Comunque, lo studio che facciamo ci deve portare ad avere una padronanza completa del nostro corpo, anche una propriocezione molto forte, sapere come sono girato con le anche, come è disposto il mio peso nello spazio in quel momento e sapere da lì qual è il movimento più immediato da utilizzare. Una caratteristica che viene ripetuta spesso nel Kenpo Jiu-Jitsu è che ogni parata è un colpo e ogni colpo è una parata. Quindi ogni movimento non è fine a se stesso, ma è il proseguimento del movimento precedente e apre la strada al movimento successivo. Adesso con lui, che è uno dei nostri allievi più avanzati, facciamo vedere un esempio pratico. Facciamo vedere prima piano. Lui ad esempio attacca con un jab, io entro. E vado subito ad interporre una tecnica per bloccarlo. Da qui proseguo colpendo con un calcio all'articolazione. Qui sfrutto il peso che sta cadendo avanti per andare a colpire con il pugno al viso. Se tutto ciò non fosse bastato, lui continua a mantenere a essere ancora una situazione, a mantenere ancora una situazione di pericolo per me. Qui colpisco e qui entra un altro principio tipico del Kenpo Jiu-Jitsu, che è quello del movimento a recupero di energia o anche detto armonia direzionale. Io da qui sfrutto questo per caricare un colpo successivo, lo costringo ad esempio a piegarsi, da qui posso entrare in presa e proiettarlo. Possiamo far vedere più velocemente. Per dare un po' un'idea di quello che potrebbe essere, lui attacca con un jab. Mi fermo quando lui non è più un pericolo. Ora, ovviamente, una cosa è la pratica in palestra, grazie Jacopo. Una cosa è la pratica in palestra, una cosa è una situazione reale. Come mi diceva un vecchio maestro, io più di tre colpi in teoria non devo poter utilizzare perché vuol dire che ho un problema. O sono scarico io, o ho davanti un gigante che regge tutto. Devo imparare che da dove mi trovo posso sempre proseguire. Questo è fondamentalmente un discorso più d'apertura mentale che altro. Non mi devo porre un blocco. Io so che devo poter continuare ad avanzare. Facciamo vedere un'altra caratteristica, anche qui del Kenpo Jiu-Jitsu, che usa colpi che in altre discipline non sarebbero neanche lontanamente concepibili. Lui mi attacca con un calcio frontale a Maigeri, lo allontano, vado subito a bloccargli la spalla perché lui non possa colpirmi e perché non possa girarsi verso di me, lo colpisco, da qui lo afferro, calcio di tallone e lo porto a terra. Facendolo vedere a velocità un po' più reale, lui viene di Maigheri. E anche questo, ad esempio, è un calcio molto utile che non richiede un gran riscaldamento, non richiede una gran preparazione fisica, ma è tra virgolette pronto all'uso in una situazione d'autodifesa. Può essere portato da una ragazza, da una donna, da un bambino, perché si va comunque a tirare cose semplici su zone sensibili.